Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, finalmente un piccolo haul. Oggi parliamo del brand Savaglory.com, un brand di vestiti che mi ha inviato delle cosine super super cute. Vi consiglio di andare a vedere il loro sito perché hanno delle magliette, dei vestitini, ma anche accessori, borse e vestiti da uomo super carini a prezzi super competitivi. E ora ci sono anche i saldi al 70%. Poi col mio codice sconto GTSG7 avete il rullo di tamburi GTSG7, avete il 25% di sconto. Quindi vi straconsiglio di andare a vedere il sito, ma partiamo subito dai 5 capi che ho scelto. E sono dei capi diversi, ve li faccio vedere indossati, molto molto carini. Partiamo dalle t-shirt. La prima t-shirt che ho scelto è questa qui, super carina. È di un blu misto bianco come tessuto. Mi piace molto la vestibilità, appunto perché cadono molto leggere, il tessuto è molto morbido, la manica è una manica corta. Qui c'è scritto Never underestimate the power of a girl with a book, quindi bellissima, non potevo non prenderla e questo è il regalino per la mia mami perché lei è una super lettrice. Questa invece è la seconda maglietta che ho scelto, è sempre una t-shirt, ha sempre la stessa vestibilità, mi piace molto e come vedete ha tutti i segni dei caffè qua. Mi piace un sacco il colore e poi proprio i disegni, perché se notate la grafica è fatta in rilievo, quindi sono molto belli i disegni e poi super curati. Abbiamo la cup di caffè, la cioccolata col caffè e marshmallow, il tipo cappuccino freddo e tipo cioccolato con caffè e la panna montata sopra. Adoro. Passiamo alla terza magliettina. Ovviamente, se Giorgia non acquista una maglietta bianca, non è Giorgia. Questa mi rappresenta al 100%. E la parte bella proprio di questo sito è che trovate tutte queste magliette super particolari che vi possono identificare. Ce n'è veramente per tutti i gusti. È una classica maglietta bianca, vabbè, qui così sembro un po' una gelataia, però anche questa veste molto bene, molto morbida, è completamente bianca e c'è la tipetta con al posto degli occhi il manubrio e scritta Gym Life. Ditemi come potevo non acquistarla. È tempo di passare ai vestiti, perché ho scelto ben due vestiti, uno più da sera aperitivo e uno invece da tutti i giorni. Partiamo dal vestito da tutti i giorni, lo trovate sia così sia in verde e questo l'ho pensato sia per andare in realtà a lavoro, sia per uscire normalmente, ma anche in realtà tranquillamente per andare a cena fuori o fare un aperitivo. È sul marroncino perché ancora non avevo un vestito marroncino. Questa è la grafica marrone con tutti i fiorellini blu. Io adoro il contrasto blu-marrone, quindi mi è piaciuto un sacco. Manica corta, scende molto leggero, ha questa gonnellina. La parte bella è che sotto comunque c'ha il tessutino, quindi non si intravede nulla, non è trasparente, è veramente, raga, ve lo vorrei far sentire morbidissimo. E poi per completare c'ha la sua cinturina da chiudere in vita. Ora ve lo mostro indossato. Questo qui è il vestitino indossato, ma adesso andiamo ad aggiungere la cinturina, che è il pezzo forte. Io l'avevo pensata sia legata qui sul davanti, ma anche sul retro, però secondo me sul davanti fa cute. Veramente super carino. Mi sento tipo molto quelle donzelline, questa lo penso con una ciabatta anche semplicemente o una scarpetta un po' aperta e per andare a lavoro strabiliante. Poi è super morbido. Vi ho lasciato la chicchina finale che è questo vestitino super colorato, come vedete si intravedono già le bande di colori, rosso, rosa, bianco, verde, super carino. E questo penso sia perfetto per aperitivo o per una cena fuori. Ha tutto uno spacco laterale che ora vi mostrerò, ma la parte più bella è come cade addosso.
Se notate, ha proprio questa grafica fatta a costine molto molto strette e questo qua vi permette proprio di dare una super silhouette. Vi faccio vedere il vestito indossato. Questo qua è il vestito indossato, come vedete fa delle forme super belle, i fianchi, la gamba. Qua c'è tutto lo spacco laterale e anche di dietro devo dire che non ci lamentiamo. Questo qua è il risultato finale. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi piacciono questi haul, try on haul, quindi con i vestiti indossati, credo che sia forse il primo che faccio nel mio canale, non li faccio mai ma credo si veda meglio la differenza e come stanno proprio i vestiti addosso, no? Secondo me è un pochino più carino. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, seguitemi qua e anche sui miei social, come sempre vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video!